Siamo a Tripoli, la capitale della Libia, una città molto mediterranea sulla costa dell'Africa settentrionale. Proprio qui davanti a me la Piazza Verde è uno dei luoghi storici della rivoluzione del colonnello Gheddafi. In questo paese, solo da pochissimo aperto ai turisti, stanno affluendo centinaia di persone, per lo più astronomi, fisici, astrofili, ma anche tantissimi appassionati e curiosi di cielo e di astri. Perché? Perché proprio qui, in Libia, si verificherà fra qualche giorno uno dei più affascinanti fenomeni astronomici, un'eclissi totale di sole. Il volo da Tripoli verso sud su mezzi militari delle forze aeree libiche è decisamente emozionante, non solo per le condizioni del volo stesso, ma soprattutto per lo spettacolo del deserto. Sahara, la parola stessa in arabo vuol dire deserto, una regione vastissima, 5.000 km in tutto, che è possibile sorvolare per ore senza vedere altro che un mare di sabbia, dune dalle forme mutevoli proprio come il mare aperto, senza ombra di vegetazione. Fino a raggiungere un'oasi. Abbiamo lasciato Tripoli a bordo di un aereo militare che ci ha portato fino al campo, alla caserma di Al-Kabir, dove abbiamo trascorso una nostra prima notte in pieno deserto del Sahara. E il giorno dopo, finalmente, con questo specialissimo e incredibile elicottero, siamo arrivati nell'oasi di Wau An-Namus, dove è stato allestito il campo più a sud della Libia, a 1.000 km circa da Tripoli, per osservare l'eclissi lungo il percorso della sua totalità. Perché venire proprio qui, nel bel mezzo del Sahara libico, lontano da qualsiasi forma di civilizzazione, a 300 km dal confine col Chad, per osservare questa eclissi di sole? Perché proprio in Libia, in particolare in questa meravigliosa oasi, l'eclissi sarà visibile più a lungo che in qualsiasi altro paese. Raggiungerà la sua massima durata, 4 minuti e 7 secondi, che è moltissimo se si pensa che la durata massima della fase totale di un'eclissi in assoluto non può superare i 7 minuti e mezzo. La zona di Wau An-Namus, dove ci troviamo, oltre ad essere un posto bellissimo, è il posto migliore al mondo per osservare l'eclissi. Non solo perché corrisponde al punto di massima centralità, dove la durata della fase totale è la più lunga, ma anche perché, essendo nel deserto del Sahara, offre garanzie, inshallah, di cielo pulito e sereno. Wau An-Namus vuol dire in arabo cratere di zanzare. Cratere perché i laghi salati che vedete si trovano all'interno di un cratere di un vulcano spento. Namus perché questi laghi sono infestati dalle zanzare. Zanzare che per fortuna non arrivano fino al nostro campo. E qui ad Eclipse City le zanzare non arrivano, il campo è molto confortevole, le tende sono dotate di tutte le comodità, dormiamo su dei veri letti con piumini perché nel deserto fa freddo di notte e abbiamo la possibilità di telefonare a casa dalla tenda comunicazione con internet e col telefono satellitare. Inoltre c'è la tenda conferenza. È difficile organizzare questo campo in mezzo al deserto, crearlo dal nulla? Difficile non direi. Complicato sì. Ed è diverso. Il posto è complicato. Non ci siamo subito resi conto della distanza da posti dove trovare il materiale. Se ci si dimentica qualcosa e qui dobbiamo portare tutto, diventa complicato tornare indietro a prenderla. Non è la nostra prima eclissi. Pensavo che quella più complicata fosse in Antartide nel 2003. Ma la Libia si è rivelata più complicata. Lei è il contatto locale. Quanto è stato difficile organizzare questo campo dal punto di vista della sicurezza? Ci siamo organizzati con le autorità libiche, hanno portato qui molto personale militare, sono stati organizzati i checkpoint. No, non c'è nessun problema di sicurezza. Xavier, quale potrebbe essere un'incognita che minaccia l'organizzazione di questa osservazione dell'eclissi per domani? Il problema più grande che potremmo dover affrontare è quello del meteo, perché sicuramente farà bel tempo, ma farà anche molto caldo, e quindi potrebbero verificarsi variazioni della temperatura. Potrebbe alzarsi il vento, che può durare fino a 3 o 4 giorni. Allora, io dico Inshallah per domani. Inshallah.
Il professor Jan Stenflo dell'ETH di Zurigo è il coordinatore scientifico del simposio internazionale sulla fisica solare e sulle eclissi che ha luogo proprio in coincidenza con questa eclissi solare del 29 marzo 2006. Professor Stenflo, l'eclissi è ancora un fenomeno interessante per uno scienziato? Sicuramente ci sono molti aspetti delle eclissi che sono state studiate. Molte risposte però non sono state ancora date. Con il nostro esperimento stiamo cercando di fare qualcosa che nessuno ha mai fatto prima. Noi useremo la Luna come se fosse la lama di un coltello che si muove attraverso il Sole. Quando questa lama sarà a 10 secondi dalla totalità dell'eclissi, taglierà l'ultimo dei livelli del disco solare che vengono tagliati nelle diverse fasi. È quello che si chiama flash spectrum. Noi vogliamo registrare le polarizzazioni di questo flash spectrum, una cosa che mai nessuno ha fatto finora. E avete solo 10 secondi per farlo. You better be really focused during those 10 seconds. Per fare ciò abbiamo dovuto costruire strumenti con un design molto speciale, con un'altissima risoluzione per la misurazione del tempo. Solo così potremo registrare lo spettro in due diverse polarizzazioni attraverso 50 frames al secondo. Dobbiamo riuscire a misurarlo correttamente sfruttando questa opportunità, nonostante non abbiamo a disposizione gli strumenti adeguati a questo scopo. Dobbiamo dire inshallah in questo caso, eh? We have to say inshallah. Okay. Sì, ne abbiamo bisogno. We need it, yeah. Professor Shalabia, lei ha avuto un'idea geniale, mettere insieme un evento eccezionale come l'eclissi, che è interessante non solo dal punto di vista scientifico ma anche turistico, e contemporaneamente organizzare un simposio sulla fisica solare e sulle eclissi. Come mai ha avuto questa idea così geniale? L'idea mi è venuta quando abbiamo saputo che qui ci sarebbe stata l'eclissi totale. Effettivamente la Libia si trova proprio al centro e qui l'eclissi avrebbe avuto la durata maggiore. C'era poi tutta una serie di altre condizioni favorevoli. L'ambiente, le previsioni meteorologiche, proprio qui, nel deserto del Sahara. E così mi è venuta l'idea di organizzare il simposio, questo incontro internazionale per mettere insieme quanti sono interessati all'aspetto della fisica solare con quanti invece sono interessati ad altri aspetti, come l'energia solare, intesa come energia pulita, energia del futuro e rinnovabile. Così ora, qui, siamo riusciti a far incontrare entrambi. Il fatto che questa eclissi totale di sole passasse proprio attraverso il territorio libico era un'occasione che non potevamo farci sfuggire. E così abbiamo organizzato questo evento. Not to escape from us, and we have to take the chance, and we have to organize this international meeting. Aspettando l'eclissi, qui si prepara strumentazione per domani. Luca, astrofisico di Torino. Sì, dell'Osservatorio Astronomico di Torino. Cosa cercate voi in questa eclissi? Domani, durante la fase di totalità, osserveremo la corona solare e che appunto ci darà delle informazioni sulla struttura di questo mezzo, di questo evento che proviene dal Sole. Lo osserveremo con questo strumento che è un polarimetro e osserva un tipo particolare di luce, che è la luce polarizzata, che ci servirà per dedurre queste informazioni, per sapere qual è la densità, qual è la sua morfologia. Quanto è conosciuta la corona solare? Attualmente è ancora poco conosciuta, difatti le eclissi di sole rivestono ancora un ruolo molto importante per questo tipo di indagini. Silvano Fineschi è il capo di questa banda di astrofisici torinesi, che siete arrivati fin qua giù. Questo telescopio cosa osserverà della corona e come funziona? Sostanzialmente peserà la corona, ovviamente, nel senso che conterà la massa degli elettroni. La corona è a una temperatura molto alta, a 1.000.000 gradi, e quindi il plasma è completamente ionizzato, composto di ioni, protoni ed elettroni. Quindi misurando la polarizzazione di questi elettroni si riesce a dedurne la densità e quindi
sostanzialmente pesare letteralmente la corona, l'atmosfera solare. Allora vi auguro tantissima fortuna e poi verrò domani per sentire un po' dei risultati. Grazie. Ciao Runa, ci puoi raccontare anche tu del tuo esperimento? Sì, no? Però vieni qui. Runa Briguglio Pellegrino, Università di Roma. Sì, sono un dottorando in astronomia, esatto. Il nostro esperimento è del tutto simile all'esperimento che sta compiendo il gruppo di Torino. Anche noi misureremo la polarizzazione della corona solare durante l'eclisse. La particolarità del nostro setup sperimentale è che durante la fase di totalità misureremo appunto la polarizzazione. Al di fuori, quindi prima e dopo della totalità, con lo stesso sistema, soltanto aggiungendo o togliendo un filtro polarizzatore, saremo in grado di misurare, se tutto quanto funzionerà come speriamo, i campi magnetici nelle regioni attive del Sole. Purtroppo in questi giorni non ci sono macchie solari, che sono le regioni attive che quindi generano campo magnetico osservabile. Però speriamo che magari domani qualche macchia riesca a sorgere sul Sole e quindi poter fare anche quest'altro tipo di analisi. Va bene, buona fortuna anche a te. Grazie anche a voi. Ciao. È arrivato il grande giorno qui a Eclipse City nel campo di Wau Annamus. È cominciato il conto alla rovescia sia per i semplici curiosi che sono in attesa di questo meraviglioso spettacolo. L'eclissi totale di sole è qualcosa di indimenticabile, un'esperienza unica per la vita di ognuno, sia per la comunità scientifica che è in grande fermento, in grande eccitazione, anche grande emozione per la preparazione di tutta la strumentazione complicata che sono riusciti a trasportare fin qua in pieno deserto del Sahara. Qui dietro di me ci sono due persone dell'Istituto Europeo dei Brevetti che stanno addirittura tentando di ripetere un esperimento famosissimo, l'esperimento di Arthur Eddington, l'astronomo inglese che nel 1919, 4 anni dopo la formulazione della teoria della relatività generale da parte di Einstein, provò sperimentalmente la veridicità di questa teoria. Infatti la teoria della relatività generale, la famosa formula E uguale a mc quadro, prevede fra l'altro che la luce di stelle lontane, emessa da stelle lontane, in prossimità del Sole durante un'eclissi totale viene deflessa proprio perché una delle conseguenze della relatività è la deformazione dello spazio in prossimità di un oggetto massivo come può essere il Sole nel cosmo, e questo può essere visto solo durante un'eclissi totale di Sole. Nel 19 Sir Arthur Eddington osservò il fenomeno e consacrò la fama universale di Einstein. Adesso andiamo a intervistare queste due persone, Jean-Luc e Manfred. Bonjour Jean-Luc, è arrivato il grande giorno, soprattutto perché oggi è il tuo compleanno, tanti auguri. Merci. Alors, vous tentez de refaire l'expérience de Eddington. Exactement. C'est pour prouver que Einstein est faux et pour prouver que Einstein est sbagliato, que la théorie est sbagliata? Assolutamente no, solo per analizzare i limiti tecnologici degli strumenti da amatori dei nostri giorni. Si tratta di un esperimento che è stato tentato nel 1919 e che è stato poi ripetuto tempo dopo, anche se con scarsi risultati. All'epoca sono state utilizzate placche fotografiche. Oggi invece abbiamo a disposizione apparati digitali molto più stabili e molto più precisi, quindi sappiamo di poter ottenere buoni risultati. Non sono misurazioni in grado di provare la teoria della relatività con precisione. D'altro canto, però, possiamo ottenere l'immagine di un numero sufficiente di stelle. Avremo un gran numero di dati fotografici che possono essere utilizzati dagli studenti per verificare i loro metodi matematici. Valider leur méthode mathématique. Stefano Cecchini, fisico dell'Università di Bologna, ha spiegato al generale Ali dell'esercito libico come funziona un'eclissi e come l'esperimento notte utilizza l'eclissi di sole come un filtro alla ricerca di neutrini. Andiamo a vedere cosa sta facendo Stefano Cecchini, INFN di Bologna. Allora, ho visto prima che intrattenevi un generale molto curioso su questo esperimento che l'Università di Bologna, l'INFN, ha portato qua in Libia. Lo voglio sapere anch'io, raccontacelo un po'. Ma dunque, l'esperimento si basa sulle ultime osservazioni che ci dicono che i neutrini hanno massa ed oscillano
da un tipo ad un altro. E quindi se questo, come verificato dai dati, dovrebbe dare origine in alcune teorie al decadimento radioattivo. Cioè, quindi voi, aspetta, interrompo un attimo, voi venite a vedere le eclissi di sole per studiare neutrini solari. Sì. Facciamo un saltino indietro, perché uno non se l'aspetta di venire qui, vedere un'eclissi e contemporaneamente capire qualcosa di più sui neutrini. Appunto, un neutrino in queste teorie può decadere radioattivamente e trasformarsi da uno più pesante in uno più leggero con un'emissione di un fotone gamma di una certa energia che dipende dalla differenza di massa fra i due neutrini. Okay. Allora, noi usiamo il Sole come sorgente di neutrini, infatti è una delle più potenti sorgenti vicine di neutrini. Quanti ne emette ogni secondo? Ah, beh, alla Terra ne arrivano circa 10 alla 11 per centimetro quadro per secondo, quindi una grande quantità. E ovviamente durante l'eclissi continua a emettere questi neutrini. Certamente, in continuazione. Allora noi vogliamo andare a vedere questo fotone, o tanti fotoni se ci sono, sul fondo scuro, su uno schermo scuro che ci è dato dal disco non illuminato della Luna. Dell'Università Sud-Ovest del Colorado sta lavorando col team della NASA per un esperimento da fare durante l'eclissi. Questo esperimento si propone di misurare la dinamica della corona solare, la temperatura e l'intensità degli elettroni e la velocità del vento solare. How well do we know the solar corona? La corona solare si studia da molti anni, è uno degli obiettivi principali del satellite solare di cui fa parte l'Italia attraverso l'Agenzia Spaziale Europea. Ma restano ancora molte domande prive di risposta. Questo è uno strumento prototipo per una nuova ricerca per la prossima generazione di scienza spaziale. Certo, le eclissi sono un'opportunità per collaudare nuovi strumenti per la ricerca che si può fare dallo spazio, come ad esempio avvicinarsi molto al bordo solare, o studiare il campo magnetico, o fare cose ad altissima risoluzione e cadenza temporale. Alle 10:55 minuti e 58 secondi avviene il primo contatto, esattamente come previsto. Possiamo vedere il primo morso che la Luna ha dato al Sole sul lato ovest. L'ombra della Luna viaggia infatti da ovest ad est. L'eclissi è cominciata in Brasile, al sorgere del Sole, ha attraversato l'Atlantico e adesso è arrivata nell'Africa del Nord e poi proseguirà per la Russia e la Turchia. Sì, si vede, sì. Dove tramonterà? Abbiamo puntato una telecamera sul Sole per seguire in diretta tutte le fasi dell'eclissi, ma abbiamo dovuto coprire la lente con uno speciale filtro che oscura le immagini. Lo abbiamo potuto togliere solo nel momento cruciale, quello della totalità, perché solo durante la fase totale di un'eclissi è possibile osservare il Sole ad occhio nudo, senza alcun filtro. A 15 minuti dalla totalità, il cielo è diviso a metà, nettamente più scuro ad ovest. Passano i minuti, l'ombra della Luna si avvicina e si comincia a capire che sta per succedere qualcosa di veramente straordinario, oltre l'esperienza umana. La fetta visibile di sole si restringe sempre di più, brilla ancora, ma l'azzurro del cielo volge ormai al blu intenso, poi grigio, addirittura viola. È quasi mezzogiorno nel deserto, ma sembra di essere al crepuscolo. È incredibile come anche una sottile porzione di disco solare sia sufficiente però ad illuminare il cielo. Qualcuno mi dice che l'1% della superficie del Sole è 10.000 volte più brillante della luce di tutta la Luna. Ma perché avviene un'eclissi totale di Sole? Per un caso fortunato, il Sole è 400 volte più lontano della Luna, ma ha anche un diametro 400 volte maggiore. È la quasi totale coincidenza dei diametri apparenti di Luna e Sole che permette che avvengano le eclissi. A qualche minuto dalla totalità appaiono per pochi secondi i grani di Bailey, singoli punti di luce bianca tutto intorno a quel che resta del disco solare. Sono dovuti agli ultimi raggi di Sole che passano attraverso le valli lunari più profonde. Poi improvvisamente ne rimane uno solo, ed è l'anello di diamanti, ma la sua brillantezza intensissima viene immediatamente risucchiata nell'abisso della totalità. Punta la rovescia, dai!
c'hai tutti gli strumenti. Dammi il 10. Siamo. È una esperienza folle, qua diventa scuro. Secondo dopo secondo. La totalità sta per arrivare. È qualcosa di incredibile. Ci siamo. Ancora un attimo, eh. Un evento soprannaturale, è pazzesco. Adesso ormai. E visto, si vedono le prime stelle, ragazzi, c'è una stella. Via, via. Totalità. Grani di Bailey, ecco, questo è l'anello di diamante. Ci siamo. Una luce bianca, sono gli ultimi sole che passano attraverso le valli lunari più profonde. Ecco che emerge la corona, fantastico. Ci siamo. La corona solare, l'aspetto più sorprendente, più spettacolare di un'eclissi, quelli che tutti gli scienziati aspettano. Cos'è quella stella, ragazzi? È Venere, eh? È notte a mezzogiorno del deserto libico. È una esperienza incredibile, incredibile. Al posto del sole c'è un disco nero nel cielo che si distingue solo attraverso un leggerissimo contorno perlato della corona. La luce è praticamente come quella di una luna piena in mezzo al cielo, anche se l'orizzonte c'è ancora un po' di chiarore quasi soprannaturale. 2, 1, 0, ricomincia l'anello di Bailey, ecco l'anello di diamante, fantastico, una meraviglia, meraviglioso, sta ritornando il sole. Si vede l'anello di diamante esattamente dall'altra parte. E adesso in pochissimi secondi sarà di nuovo necessario rimettere gli occhiali. Un'esperienza incredibile. 13:38 e 24 secondi, quarto contatto. È il nome tecnico per definire la fine dell'eclissi, fine della parzialità. È stato uno spettacolo meraviglioso e quello che viene in mente a tutti quelli che l'hanno vissuto è pensare quando ci sarà la prossima eclissi. E io lo chiedo a Vlad Poppa, è possibile calcolare esattamente quando avviene un'eclissi? Questo lo sappiamo perché sono tutti venuti qua e si sa quando avvengono addirittura da anni prima di Cristo. Come si fa? Ma certamente loro lo sanno, le persone che abitano qui lo sanno già da 2000 anni, dai tempi del Babylon. Poi si fa perché sono conti astronomici assolutamente facili, una volta che uno capisce il moto dei pianeti, torna al sole. Adesso che l'eclissi è terminata, siete contenti? Assolutamente, sembra che abbiamo dei dati e sarà un mucchio di lavoro da fare poi per capire quello che abbiamo fatto. In ogni caso finalmente le condizioni dell'eclissi erano buone. Assolutamente, assolutamente, ideale. Qualcuno ha calcolato che un'eclissi avviene nello stesso posto sulla Terra soltanto una volta ogni circa 360 anni. E per vedere la prossima eclissi in queste condizioni, si spera, bisognerà andare in Mongolia o in Siberia nel 2008, il 1 agosto 2008.